Il Presidente, secondo l'articolo 8 del regolamento del Senato, rappresenta il Senato, regola l'attività di tutti i suoi organi, dirige la discussione e mantiene l'ordine, giudica sulla ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e proclama i risultati, sovrintende alle funzioni attribuite ai questori e ai segretari, assicura il buon andamento dell'amministrazione del Senato. L'articolo 9 del regolamento stabilisce che il vicepresidente sostituisce il presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Senato nelle pubbliche cerimonie.